Allora, adesso c'ho la reaction alla nostra web series preferita che è YouTube Man, che per, se non lo conoscete, cazzi vostri, insomma, imparate ad amarlo anche voi. Gli ultimi episodi sono stati tutti un po' un copia e incolla dei vari episodi, proprio copia e incolla di JoJo. Infatti è stata un po' una caduta di stile, onestamente. Va bene prendere le mosse, fare le fusioni tra anime, Sì, eccetera, eccetera, stanno però peccando di originalità per adesso un stanno po'. peccando di originalità perché fare un po' il copia e incolla dei finali delle varie serie, delle varie stagioni di JoJo è un po' bruttino, onestamente. Quindi speriamo. Perché prima erano reference, adesso è Prima il reference, letteralmente adesso è copia e incolla. l'anime trasposto con la loro storia. Vediamo. Neanche con la loro storia, in realtà. Zenop, grazie il Prime e benvenuto a Felix Army. Infinity War di YouTube me l'hanno già fatta, ragazzi. Negli scorsi episodi di YouTube Man! Ti porterò giù e ti renderò il mio burattino. Kumo Sugaki. Questo era di... Mi avevano detto che era di... Boh, di Dragon Ball One Piece. Ma se mio padre ha vinto, perché ci sono ancora questi manichini? Perché non ha vinto. Sofia, è Ma è la nostra originale ultima sta sfida. serie? Cioè, la serie era letteralmente... Prendiamo le reference dagli anime e ci inventiamo delle storie, dei combattimenti così. Adesso invece letteralmente prendiamo gli episodi degli anime e ripetiamoli uguali identici. Che è sta cosa? Ah, è molto Tipo, bella. questa parte qui erano bellissime. Coglioni. Ma lui chi è? Ma che Questa cazzo sei no. tu? Questa Non c'è il copia e ricordi? incolla. No. Per quanto tempo ancora rimarrai lì, paralizzato, senza riprenderti? Questa soundtrack Forza, di cos'è, vendimi! ragazzi? Qualcuno in chat che la Pugno di conosce? Alessio! Pugno di Benjamin! Editto temporale! Avanti, continuate pure. Tra un secondo vi bloccherete. Non è possibile! Ma Era non è questo il cringe, vostro ragazzi, è limite! Il bellissimo, non vero motivo capisco. per cui il tuo potere È non arte, esisterà più. ragazzi. È È arte! amicizia! Non ha tempo. Cosa? Prendete di Benjamin! Un bel finale questo, dai. Oh, è vero. Io adesso tolgo la musica che basta. E me la gusto io E se la intanto. gusta Mauri nel frattempo. È molto editi. Allora, ragazzi, adesso iniziate di che cringe. E insomma, ormai per me Mauri, cioè noi non lo sentiamo nemmeno più il cringe. Cioè noi, questa è la base, per quello che noi non ci imbarazziamo dinanzi a nessun video. Noi ormai siamo abituati al peggio del peggio, ci siamo fatti veramente le ossa e niente. Però sono molto triste per la morte del nonno. Sono molto triste per quello. Adesso vedrete. Adesso vedrete. Appena finisce. Ci sono stati dei episodi che sono stati veramente, veramente cringe in passato. Ecco. Ho tolto perché c'è il copet, perché usa la intro di cos'era, My Hero Academia. Cioè, in realtà non so neanche se te la prenderebbe Vabbè, l'inizio della magari. canzone, però non rischiare. Twitch non lo so, su YouTube ogni tutte le volte mi metteva al copyright, quindi sì. Sì, Cioè, il ormai My ho Hero visto gente Academia. che streama direttamente gli episodi di anime, quindi. Sì, no, su Twitch è una roba allucinante. Però poi si sveglieranno e gli faranno un culo con Beh, delle sì. multe grosse come una casa, guarda. Questa è la intro comunque, è la sigla. Vi aspettiamo un attimo. Sì, ragazzi, Mister Ok, è Cella, finito. Master Mister Flame. È la resa dei conti. Tecnica dell'esplosione del cuore con i 5 colpi delle dita Lui, di ragazzi, è il Benjamin. grande È la Benjamin. Madonna. Cosa? Che tecnica è? La Marvel in Questa confronto è tecnica è letale niente. e ti farà esplodere il cuore non appena avrai fatto Ma se vuoi 5 aprire la mosse. finestra, fai pure. Immagino di essermelo meritato. Sì! Ah, sì, è vero. Forse avevi ragione. Servire Fred non è stata una buona idea, però l'ho capito troppo tardi. Forse un po' mi dispiace che sia andata a finire così. Ma tu, ancora? Ugoberto? Immagino che per me sia il momento di andare per sempre. Ma veramente non ti ricordi di me? Ugoberto. Io Stanno sono ridendo. Frutta! Io Anche lui sono c'ha la tua maglia della moglie. frutta! Che colpo di scena. Peccato che ora l'hai saputo, dovrai ridimenticartelo. Cosa? Che vuoi dire? Che è Bites successo? the dust. Nel momento in cui sto per Vabbè. morire, il momento più critico di maggior Oddio! pericolo, posso usare questa mossa. No! Questo potere mi permette di tornare indietro nel tempo. Dobbiamo fermarlo. Sì. Fermi! Non Grande muovete neanche un Ugoberto. muscolo.
lo attiverò sull'istante. La cosa bella e divertente è che io ne uscirò completamente indenne, mentre voi, cari signori, io ho già vinto. Ah, tanto questo per la cronaca, non potrete fare più nulla. Cosa? Non vi ricorderò niente. Maledetto. Non mi dica che sono altri spoiler questi, basta. Se non dico niente non puoi saperlo, quindi... Esatto. Paizzatast! Bene. Quindi mi sa che chiuderò la chat, ragazzi. L'ho fatta! L'ho attivato! Non so. Vabbè. Ma che cazzo è? Boh. Questo brutto presentimento. Sì, ha funzionato veramente. Io nel dubbio chiudo anche la chat, non voglio leggere. O forse dovrei dire Ugoberto. Perché io praticamente, ragazzi, perché non sapessi, mi sono rovinato JoJo per colpa di questi. Beh, non è vero, dai, non, non me lo sono rovinato, ma in realtà è che non ho voglia di guardarlo perché l'ho provato a guardare un po' e mi sono annoiato, va bene, però le buone la mia buona intenzione di guardare JoJo dopo che sono arrivato alla seconda parte che mi ha fatto un po' latte le ginocchia, se n'è andata via con il finale sia di quella che di quella dopo. Tutto tempo. Che bella parte, meno di quanto tu pensi. Questa volta l'incontro tra noi due andrà diversamente. Solo uno di noi due è stranita. Pugno di Benjamin! Questa volta, invece di bloccare il tempo, mi limiterò a prevederlo. Però senza chat non è la stessa cosa. YouTube senza chat non ha senso. Non leggere. Non leggo, va bene. Sminchia anche le musiche, cioè. Non leggo, Mario, non leggo. Ma tempo cosa? Che mi torna voglia di guardare JoJo, mi sono già allora, dimenticato di cosa parla. Cosa? Ho vinto! Non ho dovuto fare praticamente niente per battere. Come ci riesci? Hai fermato il tempo? No! Con questa tecnica sono riuscito a distruggere il muro della logica. E fra poco... Ma che cazzo vuol dire? Qualcosa di molto interessante. Quella donna dovrebbe... Perché ha come l'impressione che si alza copia e incolla? L'occasione migliore per colpire. Sì. Mamma mia, ragazzi. Il punto è che non so neanche dirti se lo è veramente, perché non l'ho visto neanche io. E lei chi è? E lei ma chi è? Come? Non la riconosci proprio? Ugoberto! Ma se sei prima! Come fa a sapere il mio nome? Ma che cazzo è successo? Non ho capito niente! Ho solo visto nel tuo futuro. E le cose non si mettono bene. Ma io solo te lo spiego, Rick. Che stupido! Vabbè, 3, non spiegarmelo. 2, 1. Sono confuso. Infatti non poter leggere la chat, non poter sapere cosa sta succedendo. Lui se l'ha dimenticato, semplicemente. Fa male, vero? Scommetto che stai pensando di fingerti morto per aspettare l'occasione migliore per attaccarmi. Come? Io ho visto tutto adesso, sai? Potevi anche fregarmi con quella mossa. Maledetto! Nessuno dei tuoi colpi mi ferirà più. Ti ucciderò adesso. Con la salute ridotta in questo stato potrò sopportare. Cioè, poi le cose tipo non so, come si dice, reference di Dragon Ball Super, mi frega un cazzo, non l'ho mai iniziato e non penso mai lo inizierò. Vabbè, Dragon Ball Super, però altro, insomma, perché mazzo? Niente, Ripu Goberto, perché lo fai? Ma poi non era Benjamin, non era... Benjamin che ti rialzi? Perché continui a batterti? Pensi di lottare per qualcosa? La voce sotto... sopravvivenza. Sai dirmi di che si tratta? Sempre ammesso che tu ne abbia la conoscenza. È la libertà? È la verità? La pace? Non dirmi che è l'amore. Illusioni, mazzo. Capricci della percezione. Temporanei profondo del cervello. Ragazzi. Del debole intelletto umano. Che cerca disperatamente di giustificare un'esistenza priva di un significato e scopo. Ogni costrutto. Stava leggendo, dai. Sì, sta palesemente leggendo. Anche se devo dire che peli pubblici sulla faccia. In grado di inventare una scialba illusione come l'amore. Ma senti che parolone, ragazzi. Sentite qua che roba. A quest'ora avresti dovuto capirlo, mazzo. Tu non vincerai. Combattere è inutile.
Perché Mazzo quindi? Perché? Dimmelo, perché? Perché? Perché persisti? Perché? Perché? Perché così ho scelto. Mazzo è un grande attore comunque. Grande, grande. Quasi quanto Twitchman. È vero. Oddio. Questo è il mio mondo. Il mio mondo. Che effetti bellissimi, ragazzi. Che combattimenti, ragazzi. La fine è giunta. Vedi, almeno qua è un po' più originale sto combattimento qua. Cosa? Che sta succedendo? No, non può essere. Stai lontano da me. Di che cosa hai paura? È un trucco. Hai ragione, Rob. Hai sempre ragione. Ma quanto è arrabbiato. È zitto. Eh? Eh? È diventato Sergio. Questa è davvero la fine. Azzo. Che è successo? Si è trasformato in lui. Az? Az? No. Non vale così. Non può essere. Ma cosa sta succedendo? Non lo so. La luce di Cristo! Che cazzo succede? È esplosa la città. Bomba atomica. Aspetta, io lo so questa reference. Io no. Dov'è che l'ho vista, madonna? Tanto... Ma tu... Tu, maledetto! Tu! Hai provato a mangiare l'anima mia, di Harley e di mia madre. Non ti permettere di nominare mia madre. Mai più! Mai più! Bravo, lo sapevo! Mai più! Lo sapevo, lo sapevo. Va bene, allora. Scontato. Stavolta mi hai fatto incazzare. È diventato virile! Le anime sono il mio cibo preferito. Devi darmi davvero tanto. Ma capisco. Saresti dovuto essertene andato nel sonno. Ma sei ancora davanti ai miei piedi. Ancora! Non te la meriti la mia compassione. E ora veniamo al dunque. Oddio! Oh no. Uè! Oh no, guarda che mi ha detto. Aiuto. Che non ha paura di Rob. Ovvio. Un uomo che fa parte del team YouTube Man. Giusto. Non può esitare nemmeno davanti alla gemma dell'anima. Partito One Piece. Ti invito ad unirti a noi. Immaginavo fosse fosse come abbiamo fatto dagli tempi con il Duce. Insieme ci prenderemo Freddy. La testa di Fred. C'è un po' di tutto qua. Fred mi ha dato tutto quando io non avevo niente. Soldi, fama, potere. Prima ero solo uno sbandato e lavoravo per il Duce. Ma ora, finalmente, sono un uomo libero. E quindi... Non c'è nulla che voi possiate fare per evitare la vostra morte. Ma soprattutto io non mi chiamo Rob. Io sono la gemma dell'anima. Ok. Sofia, è la nostra ultima possibilità. Mamma mia, che casino. Sta davvero. Che ora cos'è? Che tu... Che fanno ancora le loro cose strane. Non sto capendo niente. Siete crude. Non conosci bene mia figlia. Cosa? E ora Sofia
Mamma mia. Sconfiggila per tuo padre. Bene, Sofia, non sono belli i miei figli dorati. Poteri di YouTube meno o meno, ti contrasterò. Orgia! Sono l'unica persona che può garantire loro gioia. Io le intrappolo, le distruggo continuamente, le torturo e le porto fino alla disperazione. Almeno rimangono ignari di incoscienti che non vi portano. Non sto sentendo niente. Non ho capito niente, niente. Oddio! Martina! Mi piace la parola, Sofia. Martina! Le persone nel mondo saranno controllate. Chissà come hanno fatto a convincere tutta sta gente a fare sta serie di merda. Cioè, prova a controllare me. Grazie Francis The Lost, benvenuti io ragazzi. È la Madonna. Era di Dio, che ha detto. È la Madonna. Mamma mia. C'è uno col faccio e martello in mano. Ma quale idea? Non sei soltanto un mostro gigante. Ma che è? Basta. Scombussolato. Che uccideranno Fred. È finita. È finita. È finita! Non si sono fatti niente. Devo cioè, dire che me la sono vista veramente brutta. I combattimenti però non succede con nulla. Con il mio esercito. E tra poco anche voi sarete parte della collezione. Ok, torniamo. Benjamin is back. E va bene allora. Benjamin, stai pronto? Vabbè. Sì, vabbè. C'è ma... direttamente dall'anime proprio. Vabbè, è stato proprio rapido e indolore questo passaggio. Ma che cosa? Cosa? Che cazzo è diventato sto Benjamin? Benjamin! Ha riso pure lui! Benjamin! Ma Benjamin! Se il potere è uguale alla bellezza, allora saresti scarsissimo. Ammetto che il potere del tempo è alquanto strabiliante. Ma in confronto a prima... Benjamin! Sono molto più veloce. Pugno di Benjamin! Ma perché si è ridotto ad attaccare così, eh? Diretto di Mamma Benjamin! Mia! Che cazzo hai in mente? Cosa? Perché oh, attenzione! Come ha fatto? Dove colpirà adesso? Ma è diventato fortissimo, Benjamin! Ah, ecco indistruttibile! Vai, Benjamin! È inutile, previa! Pugno jet di Benjamin! Anche lui ride, non ce la fa! Ah, ma c'è un tiro da spiaggia proprio. Bene, ora basta, finiamola qui. Raffica dei pugni di Benjamin. Posso prevederli tutti. Deterioramento temporale. Raggio del tempo. Ma che casino. Pugno di Benjamin! Pugno del tempo! Trasportore di Benjamin! Teletrasporto di Benjamin! Black Benjamin! Black Benjamin, aspetta. Non ho capito, Mauri, la reference. Ah, neanch'io. Ah, ok. Dovrebbero anche essere inventate, non lo so. Ci ha ridere il fatto che fosse Black Benjamin, però. Editto temporale! Ma finirà sto potere prima. Pugno del tempo! Non sai che tutti quanti lo usano. Ah beh, sì, è vero. Tutti possono usarlo. Benjamin,
È il momento. Che outfit, ragazzi. King Cobra Dimension. Editto temporale. Buon compleanno. Guarda che c'è scritto nel muro. Ecco. Nel muro c'è scritto buon compleanno. Pasti, tipo. Che mossa è? Questa è proprio presa dall'anime, la scena. Sarà My Hero Academia, tanto prende anche un po' da quello lì. Non lo so. One Piece. Buono. Ah, One Piece, ok. Ma tra l'altro, se One Piece, eh. Dal fatto che sia un gas e braccia, sì, anche. E niente, finito. Vabbè. Niente. Questo è quanto, ragazzi. Come si chiama quello dopo? Vediamo. Lorenzo Gest, grazie al Prime e benvenuto a Felix Army. E Lama Diabetico, grazie al Prime e benvenuto a Felix Army. Grazie mille. Il team YouTubeman unito. Poi c'è la guerra dell'infinito e Ultra Istinto. E c'è, madonna, i prossimi sa che sono potenti. Ce ne sono un sacco, poi ne hanno fatte tantissime.